questo è un po' la prova sul prato. Ora andiamo in montagna, pronti a partire. Il sentiero, la montagna, la salita e la durata della batteria. Partiti! Giornata molto 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 calda, 25 quasi 26 gradi, 4:30 e via a cercare un po' di refrigerio sulle montagne. Qualche impressione su asfalto. Allora, procediamo su una pendenza del 2-3%. Come ho detto, io ho programmato la prima tacca che dia un aiuto del 25% o del 20, non mi ricordo più, comunque 20 o 25 è il picco di aiuto del 30. Adesso stiamo andando 20-21 all'ora con una cadenza di 70-71 pedalate, 73 pedalate al minuto. Più la cadenza è alta, ho già notato, il motore aiuta il giusto, la gamba è sempre in tiro, il rapporto più agile mantiene la gamba. Ecco, qui saliamo a 22-23 all'ora. Che meraviglia, un po' di fresco qui attaccato ai muretti di queste belle ville. La bici elettrica ti consente anche di parlare, di guardare il panorama nel rispetto della bici, di chi va in bici ancora in maniera muscolare. Io tengo l'ausilio al minimo. Uno, perché lo sport della bici è pur sempre fatica ed è bello rispettare chi lo fa ancora coi propri mezzi, con le bici muscolari. Questa qua concede a tutti gli altri amanti della bici che non hanno proprio quel tempo di procedere con gli allenamenti, le uscite regolari in bici che concedono allenamento per poi affrontare ogni asperità sia col mountain che con la bici da corsa. Ma certo che qua mettessi il secondo ti spinge, cambi i rapporti e in un attimo viaggi a 13. Poi se mettiamo anche il turbo, da 14, 17, 22, 24 e spinge fino al limitatore. Ma secondo me, per me non è più bici questa, è andare avanti con un super motore. Saliamo qua ai 25 all'ora, scherziamo, 25,5. Motore Brose 26, se sei un po' la gamba ti aiuta e vai come un treno. Guarda qua, e non ti godi neanche più il panorama, talmente ti fa andare forte. Bello, bello, bellissimo. Ma a me piace godermelo il giro in bici, quindi anche con velocità inferiore, proprio come se usassi la muscolare, solo che arrivo a casa non distrutto. Brava Specialized, brava Specialized. Bene, ora siamo sul sentiero. Apriamo la forcella, apriamo l'ammortizzatore e vediamo
questo super divano, come funziona. Escursione da 150 mm all'anteriore e al posteriore rende tutto molto confortevole e soft. Poi attenzione, ruote da 29, non è come il 27,5, molto veloce, molto sicura e tiene molto bene le traiettorie. Anche sulla mia Epic di Specialized precedente, che Andrea giustamente si è preso, col 29 sali e scendi in un altro modo. Sali anche con un rapportino quasi fermo, riesci ad andare su. E in discesa non ha eguali, la metti lì, traiettoria lì e via, sembra di salire con una moto. Sospensioni, se sono ben tarate sul peso del pilota, dell'atleta, assorbono ogni asperità del terreno. Poi comunque la proviamo poi bene in discesa, quando scendiamo con un po' più di velocità. Oh oh, batteria del Garmin in esaurimento. Meno male che me le sono portate dietro. Adesso le cambiamo, se no non mi registra più il giro. E mi dispiace. Mi fermo qua, in mezzo alla strada. Mi fermo. Cambiamo le batterie. Ciao. Comunque anche qua si sale tutto con la prima potenza, piano piano. Poi la pendenza è bella, è importante. Quanto siamo qua? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Segna il 12. Va già bene. Abbiamo fatto 356 metri di dislivello. Ovvio che qua mettessi il turbo è imbarazzante la velocità che vai su, però ti godi, non ti godi più la salita secondo me. Bene, bene, vedi, siamo arrivati. Ecco qua, siamo arrivati. Dunque qua abbiamo 455 metri di ascesa totale, distanza 12,8. Frequenza mia 121. Quindi abbiamo consumato proprio poca batteria, perché adesso io non riesco a contare le bacchette perché non ci vedo tanto, sono 2, 4, 6, 8, quindi allora ne abbiamo consumate 2, abbiamo fatto quasi 500 metri di dislivello, direi che non è male. 2 tacche su 10 vuol dire che facciamo abbastanza strada. Vi faccio vedere cosa serve questo bottone. Questo bottone, questo, vedi, ti aiuta ad andare su, addirittura a slittare la ruota più veloce di me a piedi. Fissare di brutto, imbarazzante questo motorone Brose, imbarazzante veramente. Tu devi solo pensare di stare in sella, poi lui il suo lavoro lo fa molto bene. E beh, dai, lo scopriamo insieme con voi, Non si vede, sapete dove siamo arrivati? Mai passato di qua.
Adesso mi fermo, troppo bello qua. Sai che questo è un sentiero da piedi, però è solo qui, è sto pezzo. Ecco museo a Carbonaia. Si arriva a casa a Canada, Rocca Spariva e compagnia. Anche se elettrica, elettrica certo, ma fa spingere, comunque è un panorama meraviglioso. Grande special. Grande, grande, sì. Onore sempre ai bikers muscolari, quello senz'altro. Ma io non avrei più potuto fare queste strade, quindi ben vengano questi ausili. E adesso non mi resta che scendere. Avanti, tutti con me. Freni e gommoni importantissimo in queste discese qua, pendenze molto 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 vicine al 17-18 se non il 20%, sospensioni che lavorano perfettamente. Ecco qui un downhill. Ehi là, ciao, ciao ciao, anche lui è bike. Forse no, qua non sali, qua picca al 20-22%, che vai giù veramente veramente forte. Le pintate qua si fanno decise, perché non sembra, eppure ti dà una sicurezza e vieni giù da una velocità bestiale. Si porta molto bene in piedi, come fosse una moto da trial, si guida molto bene in piedi. Dai un colpetto di motore qua, poi mi è andato buio. Ah, che bello fresco sulle gambe. No, mi sta spegnendo, peccato, si è abbandonato. Devo procurarmi delle pile ricaricabili un po' più. Aspetta un po', vediamo se nello zaino. Panoramic Point, visto? Visto perché io preferisco ancora questo buon Garmin, che funziona con le tre tipi di batterie ricaricabili, litio e quelle le stilo normali, perché in qualsiasi situazione ti trovi sei a posto. In questo caso avevo delle batterie semplicissime che ho
nello zaino non ricaricabili e una soddisfazione, quindi 870 metri di dislivello, dai, bello, via a casa. Giretto finito, direi che si è comportata bene, quasi 1000 metri di dislivello, abbiamo ancora 4 tacche, quindi missione compiuta. Ciao ciao ciao, bye bye bye.